Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Watch Dogs 2, ottavo. Dobbiamo andare un attimo qua perché abbiamo dei problemucci forse. Si può fare il trasporto rapido? Sì, dai. Beh, dobbiamo andare al bar, ci aspetta Ranch. Visto che comunque ci controlla qualcuno, forse. Tra l'altro stavo col Vespino, il Vespino. Marcus, perché non provi Roxanne in Tengwar? È elfico. Ehi, Sitara. Fammi vedere un po' questo, Josh. Viene da Miranda. Vi stanno seguendo. Il mio amico rischia molto per farvi avere questo messaggio. State attenti, ora siete un bersaglio. Bersaglio? Cosa? Siamo noi. Cazzo, proprio ora. Ehi, guardate questa. C'è qualcuno là fuori che ci sta spiando. Ehi, ehi, ehi. Pezzo di merda. Andiamo a rompergli il culo! Ehi, calmati! Discrezione. Esco da davanti e vedo se scopro qualcosa, ok? Ok. Qualcuno ci sta spiando. Qualcuno, forse? Dobbiamo scoprire chi ci sta spiando. C'è un furgone. Sì, sono loro. Scopri ciò che puoi. Eccolo lì. Ecco, ora sono nella portata giusta. Oh cazzo. Ma chi è questa gente? Hanno un sacco di roba su di noi. Molte altre foto e anche una mappa dei movimenti di Josh. E non solo. Cosa diavolo? Oh cazzo, oh cazzo. Cosa? L'FBI. Hai hackerato l'FBI. Che roba, ascolto la loro frequenza. Qualcuno prova ad accedere ai nostri dati. A tutti gli agenti, ecco. Cercate il sospettato. Devo trovare un diversivo. Eccolo. Squadra, abbiamo segnalazioni di un sospetto terrorista. Invio dettagli in corso. Devo cercare un diversivo perché altrimenti... Ecco, segnale bloccato. Che succede? Qualche attivista anti-hacker spia tutto quello che facciamo. Aspetta un secondo. No, cazzo! Magari vediamoci un po' i botnet perché non si sa mai, ragazzi. Dai, 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 dai. Risolto. Era ora. Stiamo facendo una cosa proprio stealth bestia. Sono un tantino impegnato ora, Branch. Ah, certo. Date. Sparpagliarsi e perlustrare. Proviamo un altro. Farà sparire questo cretino. Proviamo questo, madonna. Sto facendo una cosa proprio bellissima. Come on, come on, come on. Marcus, ci siamo. Ora vattene da lì. Andiamo. Andiamo via, mamma mia. L'ho fatta bellissima. L'ho fatta bellissima. L'ho fatta bellissima, ragazzi. Gettiamo la spugna. Branch, che cosa... Abbiamo contro l'FBI, amico. Dobbiamo tagliare ogni comunicazione. Ok, ma... Nessuna comunicazione, Marcus. Solo di persona. Ci vediamo al posto. Tu sai quale? Branch. Branch. Cazzo. Al caffè, allora. Marcus, non riesco a contattare Orazio. Non risponde, il suo telefono non mostra spostamenti. Puoi vedere se sta bene? Ti segno il posto sulla mappa. Bene.
Ci sono anche dei problemi con Orazio. E ora dobbiamo andare al bar di Ranch. Fortuna, c'è il trasporto rapido. Sia benedetto. Sempre sia benedetto. Aspetta, eccoci da Ten Donuts. E qui c'è Ranchino. Ti piace qui, eh? Il cibo è nella media. E come te la cavi? Non so se la maschera la tizzi o la spaventi. L'ufficio dell'FBI sta nel Dellams Building. Ci serve il resto di quei dati. Perché? Perché c'è qualcosa che puzza, zio. Roba grossa. Certi hacker che conosco si sono accorti che dei furgoni li seguivano. Non sarebbe la prima volta che l'FBI cerca di mettere sotto gli hacker? Del tipo, con noi o siete morti? Perché ora? Data la nostra popolarità, il tempismo è sospetto. Quanto ti fidi di Ray? Forse hanno un accordo. Ma no, cazzate! Davvero, devi credermi. Ok. Magari Miranda può aiutarci. Ah, forse. Usa sempre delle auto a noleggio. Mi infilo nel feed e mi presento come suo autista. Ragazzi, cosa vi porto? Io sto andando, ma posso farti una domanda? La maschera del mio amico ti attizza o ti spaventa? Entrambe. Resti a farti un altro caffè? Buona giornata. Branch fa conquiste. È carino. Ecco qua. Siamo arrivati. Sono di fretta. Marcus, cosa stai facendo? Ehi, Miranda. Solo qualche dollaro per arrotondare. Come no? Dove ti porto? Vado a casa di mia madre. Hai seguito l'indizio? Sì, l'FBI. Non confermo e non nego. Vogliamo rispondere, ma non ho ancora tutti i dati. Devo entrare nel loro ufficio a Oakland. La stai facendo fuori dal vaso, Marcus. Sì, e? È per questo che ti spacci da autista? Pensi che i federali seguano anche me? È per questo che non volevi dirci da dove venivano le foto? Volevo solo essere prudente. E io reputo prudente parlare con te di persona. Senti, Marcus, sbaglierei se ora non ti dicessi che un giovane che scopre che il Federal Bureau of Investigation gli sta addosso forse dovrebbe rivedere le sue scelte nella vita. Buona idea. Soprattutto un giovane nero. Chiaro. Bene, adesso possiamo continuare. Dimmi, come hai avuto le nostre foto in quel bar? Diciamo che ho una fonte. La tua fonte ha detto altro che dovrei sapere? Si dice che i federali diano la caccia agli hacker. Vogliono assoldare o ricattare tutti i gruppi che trovano. Per cosa? Vogliono avere loro il pieno controllo e non vogliono nessun rivale. Cazzo, ora che lo fa l'FBI, hackerare non sarà più così fico. Non è uno scherzo, Marcus. Daranno la caccia al DedSec e fanno sul serio. Insomma, roba molto pesante. E non so come prenderla in realtà, perché comunque l'FBI ora fa il gioco sporco. Maledetti. Ma ora andiamo alla compagnia di Miranda. Ho un amico che può aiutarti per l'ufficio dell'FBI, ma dovrai usare le regole di Mosca. Che significa? Significa che c'è un vecchio telefono a gettoni fuori dal Dellams. Alzi la cornetta, dici che ti chiami Fred e registri il segnale acustico. Ma dai, che cazzata! Ti farò una recensione di merda come autista. Miranda la tocca pianissimo. Ma ora comunque continuiamo la nostra storia. Sono Fred. Welcome
Quadratico perfetto. E quindi dobbiamo indagare sull'FBI addirittura. Mi sembra un po' una cosa molto complicata, però bisogna provarci, dai. Anche da qua si può entrare, però insomma, termina il circuito chiuso. Yeah. Che bello. Ti aspetta una bella missione dura, eh? Molto dura. Apriti sesamo. Vuoi coprirmi per la serata dei Richards? Di nuovo. Bene, ma non chiamarmi Bello. Entriamo nell'ascensore e speriamo. Ottimo. Bene. Marcus, devono avere alcuni dati che gli permettono di spiarci. Dimmi solo dove si trovano. Questo è il punto, Marcus. Sono dei gran bastardi. Sembra che abbiano separato tutti i dati. Non so che serve a creare. Oh, bene. Grazie per aver fatto questa scoperta ora che sono già qui. Raggiungi l'antenna sul tetto e piazza un ricetrasmettitore. Se leggo dei dati in arrivo, posso scoprire qual è il server giusto. Certo, come no? Sali sul tetto. Un ricetrasmettitore. Sarà una passeggiata. Perfetto. Siamo saliti e subito piazziamo il ricetrasmettitore, solo che dobbiamo fare un bypass. Eccolo qua, yeah. Amico, ci vorrà solo un secondo. Non farti incantare dalla vista, amico. Perfetto. Allora, iniziamo giustamente dalla base, che sta qui. E giustamente. Ecco, si riavvia pure. Da qui va verso di là. Cerchiamo di far così. Ok, non passa di qua, manco di qua. Devo fare di qua. Boh, non lo so. Iniziamo già bene. Ok, perfetto, il primo già l'abbiamo fatto. Adesso mi sono già bloccato. Ecco. Mannaggia me. Devo andare da sotto, giustamente. Dimmi che ho fatto, dai. Quasi, manca uno che parte da lì. Io spero che ora sia tutto a posto. No, perché manca una parte. Dimmi che è tutto a posto, ora ti prego. No, mancano due, mannaggia.
Ragazzi, sto coso è veramente complicato, eh. Se passa di là pure, allora basterebbe fare così. Ecco, finalmente. Mamma mia, ci è voluto un bel po', eh. Ci ho messo tanto perché purtroppo non capivo. Ero in un trip mentale mostruoso. Di meglio da fare che stare sul tetto dell'FBI. Ci sono. Ok, te li evidenzio sulla mappa. Ok, perfetto. Però comunque devo hackerare qualcuno, no? Qualcuno o qualcosa. Quanto al membro del DevSec Wrench, i dati raccolti indicano che ha difficoltà relazionali con il sesso opposto e usa la maschera per proteggersi. Il profilo psicologico evidenzia un'infanzia difficile che ha causato una timidezza patologica. Il soggetto supplisce utilizzando una maschera programmata per esprimere le sue emozioni. All'interno del contesto sociale in cui si muove il soggetto, questa soluzione è ritenuta ingegnosa. Vabbè, ora dobbiamo cercare di scendere. E magari dobbiamo fare tutto tranquillamente senza farci scoprire perché... Ok, al momento non mi vede nessuno. Non mi vede nessuno. Però attenzione. Anche quella guardia non è che mi ispira tanto. Ora attenzione. Ehi, forte. Le corsie devono restare libere. Ti pareva. Posati un poco. Oh, li abbiamo ammazzati quasi tutti. Ora vai di qua e chiuditi pure. Chiuditi pure. Quanto al membro del DevSec Wrench, i dati raccolti indicano che ha difficoltà
relazionali con il sesso opposto e usa la maschera per proteggersi. Il profilo psicologico evidenzia un'infanzia difficile che ha causato una timidezza patologica. Il soggetto supplisce utilizzando una maschera programmata per esprimere le sue emozioni. All'interno del contesto sociale in cui si muove il soggetto, questa soluzione è ritenuta ingegnosa. Mamma mia, sta andando proprio alla grande. Altra roba su di noi. Incredibile. Amico, profili, impronte. Ehi, al liceo Sitara è finita nei guai per aver corretto il caffè del preside. Mamma mia. Manca poco, dai. Il problema è che mo c'è l'uscita bloccata. Ehi, c'è una valanga di roba qui. Ma non vedo dove si trova la base. Vrench, mi stanno addosso. Vai via. Ma non sappiamo dov'è. Ho una frequenza, vai. Cerchiamo di muoverci. Mamma mia. Forza, Cristo! Dai. Stai attento, Marcus. Rilevo parecchio movimento. L'FBI ti starà aspettando. Ok, se n'è andata. Se n'è andata, sfrutta la cosa a tua disposizione, vai. Prendi il jumper. Prendi questo. Hackera. Lì c'è l'uscita, vai. Ok, dai, quanto stealth questa uscita, mi è piaciuta tantissimo, ragazzi, ho fatto la migliore uscita della storia, però, no, non posso uscire da qua, perché altrimenti mi scoprono, stai tranquillo. Vediamoci pure sti soldi che tanto non fanno mai male. Ah, siamo a posto. Siamo a posto, mamma mia. Attenzione. Mamma mia. Quanto abbiamo rischiato, ma non è ancora finita qua, ragazzi. Sono fuori. Ma cazzo, che fallimento. Niente di buono. Al contrario, amico. Hai la frequenza della base. Basterà triangolarla e sapremo dove si trova. Capito. La riccia trasmittente in cima al Delams è il primo punto. Bene. Vedo un paio di altre antenne per completare il triangolo. Io alla prima, tu alla seconda. Te la segno sulla mappa, ora. E quindi dobbiamo ancora continuare con la nostra avventura. Ci vediamo tra pochissimo all'antenna, ok? Siamo arrivati all'antenna. E dobbiamo fare il nostro lavoretto. Ehi, Vrench, manca poco con il terzo punto qui. Coraggio, amico. Com'è finita poi con la cameriera? Ci vediamo giovedì prossimo. Ehi. Sì, sembra un a posto. Non come... Fermo dove sei. Non sto facendo niente. Faccia a terra, ora. Sto solo portando in giro il gatto. Ah! Vrench! Merda! Ecco. C'è un problema. Quindi ora dobbiamo muoverci. Sitara,
Branch è sparito, l'FBI l'ha beccato. Ho sentito, Cristo. Dammi la sua posizione. Non ha senso, lo porteranno alla loro base. Completa la triangolazione, così sapremo dove si trova. Presto. Siamo messi male ora. Ma veramente male. Forza, forza, devo riuscirci. Dobbiamo muoverci ora. Dobbiamo muoverci perché è successa roba grave. Vai drone, ho bisogno di te. Allora, deve esserci un punto dove deve passare per forza. Ecco. Forse ho trovato. Però sta di qua, qua sotto. Passa qua sotto. Ecco qua, dovrei sbloccare qui. Una l'abbiamo sbloccata e l'altra magari pure. Per ora dobbiamo ritornare là. Dobbiamo farla ritornare lì. Non l'abbiamo fatta. Però se tolgo qui. Ah no, non si toglie, perfetto. Perfetto, fatto. Ricce trasmittente a posto. Sto triangolando. Sono nella 16ª Street Station. Vediamo che succede. Hackera le telecamere di sicurezza. Lo sto facendo. Sei un po' come Roy Orbison o sbaglio? Sai, mio papà diceva che Roy metteva gli occhiali per paura del palcoscenico. Bene, ora ti farò una domanda. Se rispondi sì, te ne vai via subito, con la maschera. Chi cazzo è Roy Orbison? Se dici no, niente maschera. Vai in cella e torni ad essere il ragazzo che non vuoi vedere allo specchio. Ascolta, sei un membro del DedSec, punto. Ti sei mischiato coi federali, punto. Verrai trattato da criminale federale, punto. Tutte queste cose mi offrono svariate opzioni. Sei un guerriero nemico, ti puoi arrendere se mi arrabbio troppo. Oppure... Oppure che? Oppure mi fai entrare nel DedSec, mi dici i loro nomi, mi fai arrestare l'intero gruppo, diventi la mia talpa. Cristo santo. Bene, senti, adesso sono la mano di Dio. Dammi qualcosa. Mettimi nella giusta direzione. Nomi, indirizzi. Perché giuro su Dio che non mi vuoi contro. Tu non Buono. Puoi... Gli ho detto che saresti stata una perdita di tempo. Stai rovinando l'indagine. Non puoi restare qui. No! Fai pure. Chiama il capo. Chiama il capo Monroe. Voglio che la chiami ora. Diavolo succede a Marcos? Insomma, è gentile, è ribelle, ma andiamo. Non può salvarti da quello che ti accadrà. L'FBI vuole fare di lui un esempio, beh... come fanno sempre. Un vero peccato, ma tu... tu puoi scegliere. Tu puoi decidere di salire a bordo ora... salvarti anziché farti investire. Hai reso inutilizzabile tutto ciò che otterremo da lui. Scusami. Dato che l'agente Fuentes non sa ragionare sul lungo termine, sei libero di andare. Di ai tuoi amici del patto, e se non volete avere addosso l'FBI, basta che veniate da me. Sì, da me! Se no,
le cose finiranno male. No, 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 no. No. Senti, io credo che sia ora che tu veda il mondo con i tuoi occhi. Sei grande ormai. E lascia che il mondo ti veda per ciò che sei. Vi lascio qui a farvi le seghe a vicenda. Porta fuori quell'uomo, subito! Che cosa devo fare con te, Marcus? Cosa devo fare con te? Ovviamente alla seconda della telecamera che useremo. Fanculo, figli di puttana! Vengo lì a riprendermi la maschera! Branch, sono qui. Ora ti recupero la maschera. Hai visto? Nessuno può farti questo. No, Marcus, no. Hai cose più importanti di cui occuparti. Col cazzo! Ti paro il culo! Ecco, ora andiamo subito a riprendere la maschera di... di Branch e magari recuperare altri dati. E stavo per finire in mare, che bello. Maledetti stronzi. Volevano attirarci così. Non ci capiscono, non ci capiscono affatto. A Branch serve la maschera e se a uno del team serve qualcosa noi la prendiamo. Di brutto. Adesso hackerò il loro cazzo di server e prendo tutti i file su questo ricatto. Laveremo i panni sporchi dell'FBI. E perfetto, quindi magari siamo al finale, non si sa, ma ora dobbiamo fare cose molto difficili, perché comunque dobbiamo entrare nel nascondiglio dell'FBI. Eccoci qua, siamo lì. 16 Street Station, la maschera deve essere qui attorno. Ti prego, vai via, scappa. No, diamine! 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 Ce l'avevo fatta, no, devo rifare tutto da capo, voglio morire. Voglio morire. Avevo fatto tutto perfettamente. Vabbè, rifaccio tutto quanto, però, diamine. C'ero. E attenzione, sono già impegnati con altre... Però, ragazzi, avete capito che... A volte è lo stesso. Voglio morire, ragazzi, voglio morire. Devo riprendermi tu. Attenzione, agente a terra. Torno indietro, è sparito. Aspetta, c'è un attacco banda? Davvero c'è un'emergenza qui. Ma che succede? Sentito? Ci tocca di nuovo. Proviamo a riprendere la maschera così.
Aspetta, prima facciamo questo. Ho la maschera. Tratta bene quell'affare. Fatti dare una... Ah! Basta! Ma come diavolo... Traccia qui, proseguo. Ehi, occhi aperti. Ce n'è andato! Vai, vai, la loro roba ora. Ma niente dell'allarme. Non siamo solo noi. Hanno roba su tutti i gruppi di hacker qui. Era il loro piano. Non farti vedere, non farti vedere. Dai. Ce l'abbiamo fatta. Cercate ovunque. Ce l'abbiamo fatta, Madonna. Mi dispiace per quello che ti è successo. Sai le cazzate che ha detto Dushan? Io non ti tradirei mai. Sta solo cercando di dividerci. E io non glielo lascio fare. Senti, ha una linea diretta con l'FBI e proverà a colpirci pesante, quindi mi servite tutti. Possiamo farcela soltanto insieme. Lo so. Grazie, Marcus. L'FBI ha costretto alcuni hacker a fornire loro software per spiarci. L'FBI usa questi programmi per aggirare le leggi e accedere ai nostri dati privati senza bisogno di un mandato. Inoltre, l'FBI ha arrestato senza motivo un membro del DedSec sperando di convincerci a lavorare per loro. All'FBI. Questo non è uno stato di polizia. Non siete una polizia segreta. E la Costituzione non è vostra schiava. Sappiamo che avete costretto gli hacker a servirvi. Il DedSec vi terrà d'occhio. Nel nome di ogni americano libero. Il DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. E quindi siamo giunti alla fine di questo episodio, questa missione, che a me è piaciuta tanto perché c'è FBI, capito? Poi Wrench si vede la sua faccia per la prima volta. E niente, che altro devo dire? Ringrazio chi è stato con me, ringrazio chi ha visto questo episodio. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, da Bjorn.